Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio, sono Pasquale e bentornati in un nuovo video del vostro risparmiatore e investitore della porta accanto. Oggi torniamo a parlare di un'azienda che ho nella mia watchlist, tra l'altro ne ho parlato qualche tempo fa quando parlavo di alcune aziende con i dividendi mensili, in realtà questa azienda non li ha più, ma sono trimestrali. Comunque mi sembra un'azienda molto interessante, parlo di GNL, Global Net Lease, un REIT che sta cambiando un po' la sua forma da quando 3 anni fa è subentrato il nuovo amministratore delegato, ma a quello ne andiamo a parlare diciamo alla fine del video. James Nelson quasi 4 anni fa ha preso la guida di Global Net Lease e la sta trasformando da un REIT diversificato a un REIT diversificato ma con qualche cosina in più in pancia. Ovviamente iniziamo subito col video, ma prima di iniziare volevo ricordarti che in qualunque momento della tua giornata puoi iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo e magari lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, che farebbe tanto piacere a me e anche a YouTube, credo. Comunque è un investimento gratuito che ti costa. Andiamo a parlare per cui di Global Net Lease, un'azienda che io reputo molto interessante. Cos'ha di importante questa azienda? Global Net Lease è un'azienda particolare, è un trust di investimento immobiliare quotato ed è focalizzato però sull'acquisizione di un portafoglio globale che sia diversificato, per cui non si tratta di un'azienda che investe principalmente negli Stati Uniti d'America, ma si va a diversificare in diversi paesi e più avanti nelle slide andiamo a vedere anche di quali paesi. Sono prettamente delle attività commerciali con particolare attenzione delle transazioni di sales back che vanno a coinvolgere un singolo inquilino, perché un single tenant, con la mission di andare a creare poi un reddito fisso prodotto da attività affittate sia negli Stati Uniti d'America che nell'Ovest, che nel Nord Europa. Una transazione di leaseback cos'è? È un accordo legale che consente a una società di vendere la sua proprietà non earning, per cui che non genera dei profitti, e contemporaneamente andarla ad affittare a un acquirente, in questo caso GNL, Global Net Lease. I sales leaseback offrono all'azienda l'opportunità di andare a sbloccare capitale, altrimenti che sarebbe intrappolato, perché non produrrebbe nessuna ricchezza, nelle proprietà fisiche, che poi va a essere reinvestito nella crescita della propria attività, per cui va a fortificare il proprio bilancio e a soddisfare le esigenze appunto del proprio bilancio. Il corrispondente acquirente o locatore va a ottenere poi una fonte contrattualmente protetta di reddito da investimenti stabili, perché ovviamente va a usufruire degli affitti che vengono restituiti poi periodicamente sotto forma di pagamenti di rendite. I dati essenziali di questa azienda quali sono? Prima di tutto andiamo a vedere la market cap, che è 1 miliardo e 8 di dollari. Un dividendo lordo che attualmente è all'8,76%, e qui aggiungo anche un dividendo netto che mi è stato chiesto nei video precedenti per andare a capire effettivamente quando andiamo a incassare. Dividendo netto attualmente è il 5,52%, per cui al netto della tassazione americana al 15% e al netto di quella italiana al 26%, che ovviamente è un 37%, e che va per cui a darci un 5,52% netto di dividendo, per cui andando a investire, non so, 100.000 euro, ogni anno ci andremo a vedere un 5.500 euro netti in tasca. Ovviamente con 1 milione, niente male, 55.000 euro l'anno netti. Il ticker GNL è quotato al NYSE, New York Stock Exchange, ed è un tipo di REIT, Diversified REIT. Il rendimento nell'ultimo anno, non solare, proprio nell'ultimo anno, è stato del 17,14%. Qual è il focus dell'azienda? Sugli Stati Uniti e sui paesi con rating del debito sovrano nell'Europa continentale. Il rating deve essere investment grade. Poi il tipo di asset sono sedi operazionali critiche con siti di leasing netto a tenant single, per cui single tenant. Quella differenza è che loro vanno ad affittare appunto delle cose commerciali, ma anche, e poi appunto questo è l'investimento che ha fatto il nuovo amministratore delegato, impianti industriali e di distribuzione situati in posizione strategica, per cui stanno orientandosi molto a cambiare la loro tipologia di investimento da diversified completo a diversified però orientato all'industrial, per cui quello che fa Stag Industrial in pratica, un altro REIT di cui ho parlato di recente sul canale. Quello che vanno anche a cercare sono delle aziende che hanno una qualità del credito molto alto, solitamente sono investment grade, ma comunque anche se non lo fossero c'è un monitoraggio continuo del miglioramento o del deterioramento della qualità del credito per le opportune gestioni appunto patrimoniali, per andare effettivamente a fare delle valutazioni sulle aziende. Fondamenti immobiliari, analisi delle condizioni delle proprietà, nonché delle condizioni e dei cambiamenti di mercato locale. Poi abbiamo la struttura, una concentrazione delle locazioni nette a lungo termine con aumenti contrattuali degli affitti che vengono fatti in maniera annuale. Ogni anno gli affitti vengono
riaggiustati e aumentati. Produzione di reddito da immobili commerciali autonomi con locazioni a lungo termine legate ad indici come l'IPC e aumenti annuali, appunto come dicevo prima. Diversificazione che non è solo in base all'inquilino, per cui in base al single tenant, ma anche al settore, lo andiamo a vedere nelle slide successive, e anche alla geografia, perché come dicevo prima non è un REIT che è concentrato solo negli Stati Uniti d'America, dove ha quasi un 50%, ma il 50% restante è diversificato in Europa. Conservazione del capitale, con crescita del capitale immobiliare mission critical con solidi fondamenti degli inquilini. Poi abbiamo una massimizzazione del differenziale tra i tassi limite e il costo del finanziamento. Poi hanno dello sviluppo di partnership strategiche con gli utenti finali del settore immobiliare, per cui vanno anche a creare appunto delle sinergie con questi utenti. Lo sviluppo del portafoglio attraverso la continua aggregazione degli asset. Poi fanno delle analisi del tenant sia top down che bottom up, per cui sia sui macro fondamentali del tenant, ma anche sui micro fondamentali. Ed infine fanno l'analisi del credito degli inquilini sottostanti. Quanti sono le proprietà? Abbiamo 306 proprietà al momento, con 37 milioni di piedi quadri affittabili, 130 diversi single tenant, 48 industrie diverse in 10 diverse nazioni, con quasi il 100% delle proprietà in affitto, 99.7, con una media di affitti rimanente da contratto di 8.3, quasi il 94%, poi come si può vedere dall'ultima riga, sono dei contratti che andranno a aumentare a breve l'affitto, cosa molto importante appunto per il cash flow. Geograficamente come diversificata? Beh, abbiamo il 65% negli Stati Uniti d'America, il 17% nel Regno Unito e poi abbiamo a cascata i Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Canada e Spagna. Il reddito sovrano, diciamo, di queste aziende, appunto di queste nazioni, è fra la A++, AAA fino all'Italia, che è l'ultima in coda, col BBB, con la triple B. Per cui si è un focus dell'azienda sui mercati con un'alta qualità del debito sovrano. La diversificazione invece per quanto riguarda i settori. Un 27% è diversificato in altri settori, mentre abbiamo la maggior parte della diversificazione con 12% sui servizi finanziari, 7% in healthcare, 6% in tecnologie in auto manufacturing, per cui nelle produzioni appunto di auto e di accessori annessi, 5% in consumer goods e poi via via discorrendo fra aerospazio, spedizioni, governi, produzione industriale di metalli, logistica e così via, per cui è un REIT fortemente diversificato sotto diversi aspetti. Andiamo a vedere poi la tipologia di proprietà. Abbiamo un 46% che si è diversificato su uffici, un 49% sull'industriale o la distribuzione, e questa è una variazione che è avvenuta grazie al nuovo CEO, e un 5% solo sul retail. E questa è una cosa che mi interessa molto, perché il retail è quello che è stato fortemente impattato appunto dai recenti fatti pandemici. È vero che è quello che si è ripreso di più, però dal punto di vista gestionale, l'industriale è quello che ha dato i maggiori riferimenti per quanto riguarda l'incremento dei profitti, proprio perché, come dicevo appunto nel video che riguardava Stag, le aziende dell'industriale a cascata vanno a sostenere l'economia di un paese. Andiamo a vedere anche quali sono i top 10 clienti che vanno a affittare. Abbiamo FedEx, Whirlpool, GSA, AMV, ING Direct, FCA, che adesso è Stellantis, Broadbridge, Penske, Finnair e Contractor Steel Company. Possiamo vedere anche da un lato il loro rating dal punto di vista obbligazionario, di cosa si occupano, la percentuale di peso nel portafoglio, e come si può vedere i primi 10 occupano il 31% del portafoglio, per cui non una parte fondamentale del portafoglio, perché la restante parte occupa il 70% dello portafoglio. Andiamo di nuovo a parlare di proprietà. Al momento, nel secondo quarto del 2021 diventeranno 311, i piedi quadri passeranno da quasi 35 milioni a poco più di 38 milioni, i single tenant da 126 del 2020 a 134, le industrie diversificate da 46 a 48 e le nazioni da 9 a 10, e poi via via discorrendo tutti quei dati che abbiamo visto nella prima slide. Andiamo a vedere anche la percentuale di affitti incassati, e dal quarto quarto del 2020 abbiamo praticamente il 100% degli affitti incassati. Comunque, anche in precedenza, la percentuale di affitti incassati era fra il 98 e il 100%, per cui è stato un REIT sempre molto incline ad incassare quasi la totalità dei propri affitti. Andiamo a parlare anche di quelli che sono la diversificazione dal punto di vista dell'investment grade dei clienti. Per quanto riguarda il dato di occupazione, il 99.7% delle proprietà è occupato e affittato.
Il quasi 64% dei tenant sono investment grade, per cui con una sicurezza obbligazionaria importante. La distribuzione industriale è al 52% e la media del RIS è rimasto, diciamo, come termine, dell'8,5%. Andiamo qui a vedere anche quali sono i mercati, come abbiamo visto nella slide precedente, in base al loro debito sovrano, tutti i mercati solidi. E anche dal punto di vista industriale andiamo a vedere, in base ai mercati, le aziende come sono distribuite in base al loro rating obbligazionario. Tutte aziende solidissime in mercati con un debito sovrano molto solido. Una cosa molto interessante è sono stati aggiunti dei nuovi, appunto, delle nuove costruzioni, come possiamo vedere qui. È stato costruito e poi messo appunto in affitto un campus per la McLaren, la produzione di auto di serie, non quella da corsa, per un investimento di quasi 240 milioni di dollari, 236. Questo ha impattato molto sul conto economico. Infatti attualmente l'azienda ha più debito che asset, però da un certo punto di vista ha creato questo debito per la creazione di nuove possibilità di incremento del profitto, per cui poi successivamente questi affitti dovrebbero andare a coprire la parte di debito. Però una cosa molto importante da andare a puntualizzare, perché ovviamente l'azienda, quando crea debito, bisogna vedere se questa tipologia di debito è buono oppure è un debito che deriva da una scarsa gestione, da una cattiva gestione. In questo caso si tratta di debito fatto per investimento che andrà a produrre poi un cash flow nel futuro. Poi nella pipeline del 2021, nel terzo quarto, ci sono altre costruzioni, un'altra costruzione per quanto riguarda l'FCA, un'altra costruzione per quanto riguarda Walmart, Trafalgar Court e poi Pilot Point Steel, per cui l'azienda continua a investire, cosa molto importante e molto interessante. Quali sono le mie conclusioni riguardo a questo REIT? È un REIT che mi piace moltissimo, che ha secondo me delle ottime prospettive di crescita futura, ha un dividendo alto, attualmente non tanto sostenibile perché ha il 169% del payout ratio, ma dovrebbe passare sotto al 70%, credo 69%, entro il 2024, per cui appunto questi investimenti hanno fatto alzare il payout ratio, ma a breve, appunto nell'arco di pochi anni, dovrebbe ritornare a essere un debito sostenibile dagli incassi delle nuove, diciamo, costruzioni che vengono andate a affittare, e anche dal fatto che queste nuove costruzioni vanno a acquistare valore sul mercato, per cui vanno a diventare degli asset di valore maggiore. Ovviamente quando si vanno a fare delle valutazioni di questo tipo si deve sempre capire che non si tratta appunto di aziende che possono essere lasciate lì, ma devono essere sempre controllate trimestralmente, perché ovviamente grossi clienti che vanno via magari da un lease possono andare a impattare fortemente dell'azienda. Ovviamente, come abbiamo visto dalle slide, Global Net Lease è fortemente diversificata, i primi 10 occupano solo il 30% del portafoglio, però ovviamente non bisogna mai fare un investimento pensando che tanto andrà bene per sempre. Ovviamente questi non sono mai consigli finanziari, sono valutazioni personali. Questa azienda mi piace, magari la potrei mettere e la vorrei mettere in portafoglio, però questo è solo una parte screening iniziale, poi andrei ad approfondire il conto economico in profondità, appunto, per andare a capire se effettivamente conviene andare a investire in Global Net Lease o no. E ovviamente questi sono solo spunti per cercare di fare ragionare la gente e stuzzicare la loro curiosità. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, farebbe molto piacere a lui, ma anche a me, non è che mi fa schifo, eh? E poi ovviamente, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, e con questi capelli pettinati con i mortaletti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!